Belin ragazzi, qui Dido. Oggi iniziamo a giocare a Waking the Glares. Cos'è questo gioco? Allora, se non lo conoscete, poco male, ve lo spiego subito. Questo è un gioco sviluppato da un team di sviluppo italiano, i Wiseful Studio, che mi hanno appunto gentilmente inviato una copia del gioco gratuita per poterlo portare sul canale. Premessa doverosa che devo fare perché se no non c'è la chiarezza, non c'è rimango in dubbio che non sono stato pagato né per giocarlo, né per farlo vedere, né per parlarne bene, né niente. Non sto ricevendo un euro per questa cosa. Ho solamente colto l'occasione e l'onore di potervi portare un gioco che questa azienda appunto ha reputato me degno di giocare e di portare sul canale. Quindi tutto qua, volevo solo dirvi questo. Il gioco fra l'altro mi ispira parecchio, sapete, io sono un grande appassionato di giochi caratterizzati da trame belle e consistenti e questo gioco è caratterizzato da intanto come potete vedere ovviamente è un team di sviluppo italiano, quindi il gioco è in italiano ovviamente, ma il doppiaggio è in inglese, cosa che mi rende molto felice perché amo i doppiaggi in lingua straniera e è caratterizzato da una fortissima componente della trama e della parte appunto di storia del gioco, nonché da una bellissima colonna sonora. Questo è tutto ciò che so del gioco, non ne so niente, so che è diviso a episodi e tutto qua. So solo questo, non l'ho mai avviato, non l'ho mai giocato, quindi ora lo proverò insieme a voi. Partiamo. Ok, sono gasato perché The future king was born stiamo in in cominciamo a one of stare silent zitti, va? houses in the city of Mern. Chants and laughs filled the street. For him, a man who traveled through Mevalen, not staying for long in any place, the event was not important, although, of course, he would not have said that out loud. Ah, in un'ambientazione fantasy, vi giuro, io non so niente, non so niente. Dai nomi siamo. Ok, minchia, abbiamo già incominciato. Dai nomi degli ambienti e dei personaggi siamo chiaramente in un'ambientazione fantasy. Allora, se faccio Ctrl C, Tab, vabbè, Esc. Ah, ok, c'è un menu di pausa molto molto carino. Spazio non fa niente, clic non fa. Ok, non posso fare assolutamente niente almeno per ora. E ripeto, non. Ok, è tutto. Minchia, è una città che è stata completamente sommersa dalla neve, ok? E ci sono le imposte che stanno facendo un po' di breakdance. Intanto c'è un rave party qua delle imposte. E ripeto, i nomi ricordano molto qualcosa di fantasy. Eppure l'ambientazione. Ah, ok, scusate, non ho visto. Eppure l'ambientazione non mi pare affatto fantasy. Nessuno. L'icona in basso a destra indica ovviamente l'autosalvataggio. Ok, non c'è nessuno in casa, vediamo di riuscire a entrare in qualche altro modo. Ok, per ora mi posso dire incuriosito. Ok, per ora Wiseful Studio avete. Ah, attenzione. Avete la mia curiosità. Oh, figa questa cosa. Ok. Sembra avere quindi anche caratteristiche da puzzle game. E quindi con me andate molto a nozze. Fatto, ragazzi, questa cosa ovviamente gli sviluppatori non la potevano sapere. Ma hanno scelto una persona giusta a cui mandare questo gioco. Perché questo gioco ha gli achievement. Io sono un dipendente dagli achievement. Quindi grandi che avete messo gli achievement all'interno del vostro gioco. Prendi, cos'è? Vedete, è molto anche importante quindi la esplorazione e lo stare attenti agli ambienti e alla storia in He questo had to gioco. admit that the autumn had something special in that region. The large and short trees looked almost on fire, with Che their belle white le leaves well frasi. Belli lighted by the sunset. dialoghi. Sì, Two i dialoghi, strings ended in a small metal cylinder lo that acted as a scritto. loudspeaker. The fingers moved on the strings using all the flanges almost till the palm, giving the sound Vedete, different questo è proprio un shades. gioco per me, uno di quelli con queste figure metaforiche, queste. Che bello questo albero che dal centro della stanza sale attraverso la stanza. Appunto queste figure metaforiche, questi.
Andiamo già giù? Sì, dai, andiamo. Ah, aspetta, no. Voglio vedere una cosa. Admiring the complex systems that unloaded the wares from the ships. Ok, non posso comunque andare su. He said, caressing the horse head. How can we resist the adventure's appeal? È molto strano però, perché vedete, tutto ciò che dice non sembra affatto riferito a questo contesto. Sembra riferito a un contesto assolutamente più fantasy, più irreale. È molto strana questa cosa. C'è anche una forse duplice chiave di lettura, quindi del gioco, un qualcosa del genere. Io non posso fare altro che dire che sono, ripeto, contentissimo di poterlo giocare, anche perché non solo per questo onore, perché comunque hanno chiesto a me di giocarlo, anche ad altri ovvio, però fra queste persone hanno scelto anche me, quindi per me è un grande onore proprio, ma anche per il fatto che è un genere di gioco che con me va molto a genio. Se mi avessero mandato, che ne so, un gioco dove devi ballare, no, Just Dance, ecco, già quello non lo avrei portato sul canale. Ma questo tipo di gioco invece sì. USA, qua non posso fare niente, questo USA non va. Quindi si vede che dobbiamo avere un qualche aggeggio prima di poter usare una chiave inglese o qualcosa. Questo non posso toccarlo. Prendi, vedi, mancava la manopola. Però Tonopoli e Pisk Crabble va bene, ok. Tonopoli è bellissimo. Va bene, e qui direi che non c'è altro. Una cosa che mi turba, vediamo se su Ask. No, il non poter vedere un inventario. Questa è una cosa che mi turba alquanto. Vai, credo che ora potremmo inserire la... No? No, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Io la manopola ce l'ho. E qua sembra proprio che ne manchi una. Però non posso farci niente. Mi dà questa... Farfalle, fusilli. Mi sento a casa. Vedete, ogni volta quando giochiamo a un qualunque gioco in una cucina non andiamo a trovare... Ah, vedi? Vedi che m'ero perso un qualcosa. Andiamo a trovare chissà quali oggetti incredibili. E in questo, che è sviluppato da italiani, farfalle, fusilli. Mandolino, pizza, per favore. Come gli americani fingono di essere noi. Non so perché gli americani si siano fissati con questo nostro accento che non abbiamo, ma ok. Tieni il pepe muto più giù. Ah, figo, ok, lo sto facendo. Devo in pratica tenere schiacciato il clic sinistro e andare giù col mouse. Molto, molto carino, ok. A me piacciono un sacco queste interazioni qui, più, diciamo, da motion... Wow, wow, wow! Motion controller quasi, no? Ok, abbiamo allagato tutto. Intanto sto prendendo achievement, quindi sono un sacco contento. Ok, abbiamo allagato tutto. Allora, ragazzi, gioco ora come ora, non vi so dire se si continua o no, ma la mia idea per ora è assolutamente di sì. Perché mi sta prendendo moltissimo. Vediamo cosa abbiamo causato. Aprendo l'acqua in quel modo. Vediamo se fuori sta cadendo qualcosa. No, non posso. Allora, abbiamo aperto l'acqua. Giù abbiamo allagato tutto. Non posso correre, ragazzi. Ah, vedi, abbiamo dato più acqua all'albero che è cresciuto di più. E quindi, ma no, ma bellissimo. Bravi, bravi, bravi. Questi enigmi così intelligenti, queste trovate di design, di stile, chiamate come volete, sono per me una cosa importantissima. Il clima si sta davvero scaldando. Ok. Find peace. Abbiamo qua una strana costruzione piena di fatte con ruote di bici, no? Pezzi di bici, rottami di bici, non so. Ok, poi non abbiamo altro lì. Qua abbiamo... Ok, vedete, adesso la cosa incomincia a farsi sempre più metafisica e astratta. Ok, quella cosa mi ha profondamente... Mica mi sono stato paurissimo.
Everything hurt, and he could barely touch his body. Ho il sospetto che capire la trama di questo gioco per bene non è semplice, ma neanche un po'. Ok, abbiamo sollevato il velo e c'era sotto un ramo con un fiore che è sbocciato. Vediamo intanto cosa c'è qua. È chiusa? Sì, questa è chiusa. Allora andiamo qua. The melody was light and calm, like a satisfied breath after a hard day's work. Vedete, queste similitudini che fa sono bellissime. Mi piace un sacco questa cosa. Usa. Abbiamo il disco. Vediamo. Questa dovrebbe essere la melodia di cui parlava, no? Questa è la torre di Babele. Se sapessi di più sulla sua storia... abbiamo fatto crescere, credo, questo ramo qua. Se sapessi di più sulla sua storia, magari capirei che significato ha anche in questo gioco un quadro con la torre. Col martello mi pare di non poterlo prendere, ragazzi, quindi vado oltre. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. Questa è buia. When the coziness under the cloak was still pleasant, but he resisted the wish to sleep more and stood up. Ok, mi pare di capire che devo aprire la finestra, cioè aprirla, scostare la tenda. Che figo questa cosa! Wow! Il vetro è tutto incrostato, pieno di sta roba qua. Ok, non so cosa sia. Abbiamo una foto, forse i genitori, una mamma con un bambino. Sono sempre tagliati i volti. Poi abbiamo una maschera tiki, maori, non lo so. Ed è cresciuto anche qua un ramo con il relativo fiore. Questo dipinto purtroppo non l'ho mai visto. Molto bello, fra l'altro, però non l'ho mai visto. Sapete che a me l'arte piace in certi casi. Non ero un fan a scuola, però in certi casi mi piace. Alcuni dipinti mi fanno impazzire. Quello non è male. Quello non è male. And the wood plank shooting all around like pieces of an opening shell. Ok, devo far saltare queste cose, ma noi abbiamo il grimaldello, il piede di porco. E infatti, quindi possiamo farle saltare e quindi dovremmo far sbocciare quindi il fiore anche qua. Vediamo. E infatti, che bella che è questa interazione fra l'ambiente e i rami che si muovono, che vanno a interagire con l'ambiente con cui noi abbiamo appena avuto una qualche interazione o abbiamo fatto un qualcosa. Ok, adesso abbiamo fatto tutto in ogni stanza, ci manca solo questa che magari si apre solo. Eh no, è sempre chiusa. Lì lo abbiamo fatto, qui lo abbiamo fatto, forse qua non abbiamo fatto ciò che effettivamente andava fatto. Però qua già abbiamo raccolto l'affare. Scusate, non avevo visto. Qua andava la valvola. Giro quindi. Vado. Così. Con la rotella del mouse. Ma che carina che è sta cosa. Abbiamo attivato un qualche meccanismo che... vedi. Ma che bello, ragazzi. Mi sta prendendo un sacco lo stile artistico. È bellissimo. Ora magari quella porta sarà aperta. E se non è aperta scendiamo e sicuramente accadrà qualcosa. No, è sempre chiusa. È sempre chiusa e i fiori sono sempre uguali. Non danno segni di interazione. Ok. Forse c'è una cosa a cui ho fatto poco caso. Il grammofono qua. Ci ho interagito poco? No, non credo. Il martello neanche. Lì manca un libro. Non credo che manchi un libro. Credo siano chiodi messi lì, ma non credo che ognuno sia un libro mancante. Niente, ora che abbiamo fatto queste cose andiamo a vedere cosa cade giù. Wow, si è aperto. Ok. Ma che bello, prendi. Ragazzi, sono davvero... Sto zitto a volte perché... È davvero bello. Vediamo se devo... Secondo me devo andarlo a portare dai fiori, no? A cosa serve allora questa piccola Kamehameha? Questo piccolo Rasengan che mi porto in mano?
Serve mica per aprire questa porta. Eh sì. Ah, è una specie di chiave, vedi. Wow. Ok, sono molto curioso e vedremo cosa accade nella prossima parte.